schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un tutorial per tutte quelle persone che magari hanno appena cominciato a giocare a GTA per modificare una LG Retro Custom e per poter diciamo avere il massimo del rendimento quando si fa un glitch. Allora, in primis questa LG RH8 semplice la potete comprare sia da Bennis che il Legendary Motorsport, è la stessa auto e la potete comprare a costo zero se siete iscritti al Social Club Rockstar, altrimenti mi sembra che la pagate o 83.000 o 93.000 se non avete l'iscrizione al Social Club di Rockstar, quindi vi consiglio di fare l'iscrizione. Tutte le auto che avete appena visto sono tutte auto che si possono glitchare, il resto, quelle che non mostro in questo video, non si possono glitchare ragazzi, o meglio, si possono glitchare ma non serve a un cazzo glitchare. Partiamo col video ragazzi. Allora, innanzitutto per prima cosa facciamo la prima modifica ragazzi, che ci costa 800 e passa 1000, e come diciamo per tutte le modifiche dovremmo procedere in linea di massima con tutte le modifiche che costano di più ragazzi, penso molti di voi lo sapranno, altri magari non lo sanno, e questo tutorial mi è stato richiesto molto gentilmente e ho deciso di farlo. Quindi come ho già detto, vedete che comunque io metto tutte le modifiche più costose che ci sono al Bennis e quindi vado a mettere qualunque cosa. In questo caso non mi preoccupo dell'estetica, ma mi preoccupo dei costi ragazzi, quindi quanto maggiore sarà il costo di un pezzo quanto il gioco pagherà. Allora, e il gioco in pratica che cosa fa? Ci paga il prezzo delle modifiche, non ci paga il prezzo dell'auto, ma non perché questa auto costa zero, ma perché comunque sia, in qualunque caso, anche se quest'auto costasse 3 milioni, il gioco comunque paga il prezzo delle modifiche. Quindi mi raccomando, sempre duplicate auto di Bennis, ovviamente è chiaro. E se voi duplicate un X80 Proto non ve la paga 2 milioni e rotti perché è un X80 Proto, no, vi pagherà le modifiche, se ve le pagherà, perché ultimamente c'è un blocco che sarebbe il blocco di 50.000 e se un'auto è superiore al valore di 50.000 non potremo venderla allo Santos Custom, quindi la daremo sui denti. Spero che questa cosa sia abbastanza chiara per tutti. Lo stesso discorso vale per le Deluxo, vale per le Oppressor e per qualunque altro tipo di veicolo. Tutti i veicoli che sono da Bennis si possono vendere ragazzi, mi raccomando, tutti quanti i veicoli di Bennis potete modificarli e venderli. Quindi a questo punto andremo a finire di modificare il veicolo. Come state vedendo, io continuo a mettere sempre pezzi molto costosi, più costosi che ci sono, quindi fate bene attenzione a mettere tutti quanti i pezzi più costosi, anche se esteticamente magari vi fanno schifo, metteteli comunque perché avremo il massimo rendimento dall'auto. Allora, per quelli che hanno per esempio l'account moddato, non hanno la disponibilità dei cerchi cromati, come nel mio caso io diciamo ho i cerchi cromati sbloccati, ho moddato o comunque che magari hanno già sbloccato tutti quanti i cerchi cromati e li hanno a costo zero ragazzi, l'auto andrà a pagare un pochino di meno ovviamente perché non avrete i cerchi cromati, quelli più lussuosi cromati. Comunque sia,
Le cose che dobbiamo mettere, che sono fondamentali, sono la livrea. Alcuni non ci danno peso, però per esempio la livrea, questa è la più costosa e ci andrà a pagare un tot quella livrea. Mi raccomando, quando fate un'auto mettete sempre la targa personalizzata, come nel mio caso. Io ho parecchie targhe, parecchie, ne ho 4-5 targhe personalizzate, e quindi monto la targa personalizzata, perché comunque ci consentirà di poter fare, diciamo, i glitch in maniera un pochino più sicura. Non è proprio sicura al 100%, però è un pochino più sicura, ragazzi, perché non avremo auto con targhe clone in caso ci fosse un glitch che clona la stessa targa, per capirci, un glitch che non ci dà targhe pulite. Quindi andiamo a finire di modificare l'auto. Una cosa che volevo specificarvi, ragazzi, e che vi farò vedere, che sto lasciando per ultimo ovviamente, quello che molti non sanno, ragazzi, è la verniciatura. La verniciatura, ragazzi, voi potete mettere cromato, potete mettere quello che cazzo vi pare, non conta nulla, non conta assolutamente nulla, ragazzi. Vedete, io ho i cerchi cromati, ce l'ho tutti a zero, quindi sono costretto a mettere un cerchio di solo da Bennis, perché questi qui, Bennis Original, costano di meno, quindi andrei a mettere l'ultimo di solo da Bennis. Poi alcuni, per esempio, quando vanno a scegliere il colore dei cerchioni, scegliete un colore che costa anche, non so, 1000 in più, però comunque sia sono 500 in più che vi darà quando andrete a modificare. Anche qui tanti non ci fanno caso, mettete quella lì con la fascia bianca, ragazzi, perché comunque è quella che paga di più, perché se vedete le altre pagano tutte di meno. Mettete il fumo crew, le gomme antiproiettile, tutte queste cose qui, il fumo crew è quello che paga di più, come comunque il neon color crew. Allora, quello che vi stavo dicendo io adesso, vedete il prezzo di quest'auto, ma ripeto, io ho questo prezzo, uno perché non ho ancora messo i finestrini e due perché non ho, diciamo, i cerchi cromati disponibili. Però andiamo a vedere una cosa: io per esempio voglio mettere un colore crew, che tanti dicono ah, metti il colore crew o il cromato perché paga di più. Vi faccio vedere questa cosa. Io metto il colore crew, avete visto il prezzo prima, lo metto in tutti e due i campi, sia primario che secondario, il colore crew. E poi torniamo sul prezzo di vendita, ragazzi, e vi faccio vedere, anzi mettiamo anche il perlescente, un perlescente così alla cazzo, perché tanto sono sicuro che il prezzo di vendita non cambierà. E vi faccio vedere che il prezzo di vendita non cambia, vedete? Il prezzo di vendita non è cambiato anche avendo applicato una verniciatura. Quindi non sprecate soldi nel mettere verniciature, perché il prezzo di vendita non cambia. Applichiamo i finestrini, torniamo sul prezzo di vendita, ragazzi, e vedete che è cambiato leggermente. Questo è il mio prezzo massimo che io posso modificare questa auto. Poi, a seconda di quello che avete voi sbloccato, potete fare delle modifiche, chi più chi meno, alle vostre auto. Se avete comunque i cerchi cromati che non li avete ancora sbloccati, a questo punto potete, diciamo, approfittare di questa cosa. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.